Antonio Tubelli, L'ultimo Monzù, pezzo di storia della cucina popolare napoletana. Innanzitutto benvenuto ai Granali della Memoria. Grazie, per l'invito. Ci dica, chi è un Monzù e quali sono le differenze sostanziali tra un Monzù di oggi e un Monzù di ieri? Monzù è una figura arrivata a un certo periodo della storia gastronomica napoletana, una figura importante e determinante per qualificare la grande gastronomia napoletana. Però io qua farei un attimo una precisazione. Gastronomia napoletana non intesa riferita alla Napoli urbana come la conosciamo oggi, ma una Napoli diciamo di respiro molto più ampio, così come lo era dal momento in cui è stata una grande capitale, con grandi flussi diciamo, culturali di cui sono gran parte noi ricordiamo, no? E quindi la capacità di queste persone abili e bravi in cucina di coniugare e mettere insieme le varie istanze culturali che provenivano dai territori del regno, a volte si fondevano con la cultura gastronomica dei governanti di quell'epoca e quindi riuscivano a realizzare piatti straordinari in cui c'era questo intreccio profondo tra i territori di provenienza dei prodotti che spaziavano dal Basso Lazio, l'Abruzzo fino alla Calabria, Pugliese della Sicilia, insomma era un territorio vastissimo e tutto si convogliava verso le grandi corti, le grandi cucine di corte, per stare nel mondo laico della cucina, perché poi faceva pandanza dall'altra parte la grande cucina ecclesiale. Quindi il Monzù aveva questa grande capacità elaborativa di tenere insieme le culture, il territorio, i prodotti che provenivano dal territorio, la conoscenza profonda di questi prodotti e la possibilità di innestarli e metterli insieme in questa fusione diciamo, di culture e di sapori che la loro bravura riusciva a costruire. Quindi, dando origine a una peculiarità della cucina napoletana che aveva fatto da suo centro proprio questo connubio profondo tra le varie culture e i territori. Diciamo è una delle poche cucine, forse se non l'unica, vista la vastità del territorio di cui parliamo, che tiene insieme questa caratteristica. Quindi il Monzù è l'espressione massima di questa caratteristica. Questa era un grande portato, diciamo, non solo lavorativo ma anche culturale del Monzù. E ricordo per esempio che uno dei Monzù più famosi e più conosciuti, almeno per chi si interessa di questa branca, diciamo, della letteratura, era Pasquale Ignaro, che era il cuoco di casa Ranieri all'epoca che Leopardi era guida delle Ginestre. Quindi e Pasquale Ignarra fu esule a Firenze insieme ad Antonio Ranieri e a Firenze che incontrano Leopardi del suo girovagare. Quindi siamo in presenza anche di personaggi che hanno uno spessore culturale di un certo tipo come esempio, no? Quindi non è soltanto una figura strettamente legata alla cucina ma che ha questa capacità e questa possibilità di spaziare sul piano culturale e gastronomico. Questo, diciamo, per certi aspetti è un tratto che si attualizza e quindi come il Monzù era il governante e il governatore della cucina, oggi la traduzione, diciamo, grosso modo, che più si avvicina a questo modo di gestire tutto l'impatto della cucina potrebbe essere, come dire, lo step executive, cioè che pensa ai piatti, elabora i piatti, fa vedere come questi piatti si fanno e quindi poi le brigate continueranno a fare questi piatti. Quindi questi intrecci di culture, forse c'è un tratto che ancora oggi c'è
e che fortunatamente riusciamo a portare avanti. Quindi diciamo, da questo punto di vista sono cambiate le terminologie, ma il concetto di base è stato questo. 5 anni fa ha dedicato un libro alla cucina napoletana, sia dei mangiafoglie che dei mangiamaccheroni. Ci spiega l'origine di questi due soprannomi e qual è il messaggio che ha voluto trasmettere ai lettori? Allora, perché ho voluto trattare questo argomento, questi due termini? Perché credo che noi nel mondo della storia gastronomica abbiamo una piccola storia, che è proprio questa, che è relativa al passaggio culturale, non solo, dai mangiafogli ai mangiamaccheroni. Io credo che noi è una peculiarità che ci distingue. Quindi mi intrigava capire come e perché poi questo passaggio sia intervenuto e che corposità poi questo assunto nel passaggio di tempo. Diciamo la verità, insomma, qui negli approfondimenti di cui diciamo uno dei pilastri sui quali io poi ho lavorato, mi sono al di là dei trattati dei canovacci gastronomici, nei quali io ho sempre ritrovato questo intreccio forte tra prodotto della terra e prodotti sia animali di terra che animali, cioè sia marini, e non solo marini del mare, ma anche diciamo di fiume. Quindi questo connubio tra prodotto della terra e animali marini, fiume o terrestri di terra, era sempre un elemento che aveva connotato molto questi canovacci. E qua parliamo dei canovacci di Antonio Latini, per andare avanti, quindi siamo da fine 500 sino ad arrivare all'800, fine 800, inizio 900. E questa cosa mi intuitiva molto. E poi, approfondendo il ragionamento sull'essere noi dei mangiafoglie, qui la foglia, così come lo studio anche di Emilio Sereni ha prodotto nel corso degli anni, si capisce che la foglia non è un atteggiamento, diciamo, verso il vegetale tout court, nemmeno come un atteggiamento culturale simile a quello che oggi ci porta ad essere dei vegetariani. Era un elemento primario dell'alimentazione dell'ora, e la cosa più interessante è che col termine foglia veniva indicato tutta la famiglia dei cavoli. Quindi il cavolo, nelle sue varie sfaccettature, pensi broccoli della famiglia dei cavoli, il preariete della famiglia dei cavoli, la verde della famiglia dei cavoli, la torsella della famiglia dei cavoli, e quindi ha nelle varie poi formulazioni di foglie, e si distingueva tra la foglia, diciamo, forte, che era la foglia del cavolo, quella bella sopra, no? Se tu pensi veramente alla torsella, hai questa foglia consistente, bella, e poi quella foglia debole, per esempio il broccolo, oppure la bietola o altri tipi di erbe, mancerecce. Quindi hai, però erano esse l'elemento primario intorno al quale ruotava tutto l'insieme dei piatti che si preparavano. Quindi questa funzione fondamentale era rappresentata appunto da questa mangiare questi prodotti della terra. Tant'è vero che a simboleggiare, no, il primato della foglia nell'accezione più complessa del termine è proprio la minestra maritana, intorno, per cui intorno alle verdure ruotano le carni. Quindi abbiamo come dire, le proteine animali e abbiamo i sali minerali nostre e i carboidrati dal pane. Quindi diciamo vi era una connotazione anche fisiologica
diciamo, portata all'utilizzo, diciamo, di questi prodotti, perché non era soltanto un mangiafoglie, il contadino che non avendo poco a disposizione mangiava la verdura, no, anche la foglia nelle grandi cucine rappresentava un elemento intorno al quale ruotava il tutto. Ecco perché noi abbiamo nei grandi canovacci, di cui ti accennavo prima, dal latino in avanti, questa formulazione di piatti, per esempio marini, con verdure, ortaggi e cose di questo genere. Quindi diciamo una modernità, tra virgolette, dettata da questo essere primario dell'elemento della terra. E quindi come poi questo sia intervenuto? È intervenuto perché a fronte, diciamo, delle foglie c'era sempre e comunque, perché anche qua l'origine della pasta è molto controversa, cioè, però quello che è certo è che non siamo noi arrivati per primi all'utilizzo della pasta. C'è tutto questo origine arabo, quindi attraverso la Sicilia soprattutto. Tieni conto che prima mangiava maccheroni, queste dita sono notate siciliane, poi è arrivata nel napoletano, quindi sono sempre il napoletano di Barca, Cinque, di cui parlavamo prima. Arriva perché poi insomma vi era anche la necessità di sviluppare delle attività, ma soprattutto vi era questa necessità di spogliare per certi aspetti la pasta dall'utilizzo aristocratico, perché era un alimento non per poveri, ma un alimento per cucine ricche. Però la pasta, i maccheroni, insomma, non erano come li conosciamo oggi. Anche sull'origine della terminologia maccherone c'è tutta una storia complessa, intricata. Per cui diciamo che quello che è sicuro è che deriva anche dall'utilizzo ancora dialettale che noi abbiamo rispetto alla prima formaggi di pasta, per esempio i fidelini, che sono degli spaghetti molto sottili, le lagane, no? Che sono origine delle lasagne, diciamo che erano dei primi lagane, uno dei primi formati che venivano fatti a mano, o la canatura che era appunto quello che noi ci chiamiamo il matterello, che è quello che serviva a distendere la pasta per poi poterla tagliare, cioè voglio dire, sono tutte connotazioni che noi abbiamo in questo mondo, ma che però partono dalla necessità di sviluppare questo rapporto. Tieni conto che per esempio negli editti in cui si vietava del regno, per esempio, si vietava l'utilizzo delle farine per esempio per la pasta, per i taralli. Quando c'era carestia di farina, le prime cose che si vietavano erano pasta e taralli, perché erano considerati dei beni voluttuari. Quindi la necessità era dal pane, ma non dalla pasta e dai taralli. Taralli e pasta era voluttuario. Quindi quando noi diventiamo mangia maccheroni si rompe un po' questo schema di voluttuario dato alla pasta, rientrando nell'utilizzo più popolare del tempo. E nascono queste botteghe, perché poi insomma questa pasta anche nell'aristocrazia, non essendoci ancora in quell'epoca una netta distinzione tra dolce e salato, che arriva molto dopo, il pomodoro arriva molto dopo, l'utilizzo del pomodoro soprattutto arriva molto dopo, e quindi noi abbiamo questo intreccio profondo tra il cosiddetto salato e il dolce, non c'è una netta distinzione, ed è vero che i nostri maccheroni all'epoca venivano conditi sì con formaggio, ma anche con aggiunta di zuccheri, cannelle, aroma e spezie varie, quindi diciamo a questa parte molto interessante. L'altro aspetto molto interessante, sempre nel periodo in cui le foglie, la pasta viene cotta sempre in brodi aromatizzati, poi conditi in questo modo, con spezie ed aromi,
ci dimostra come noi siamo un bacino mediterraneo profondo. Quindi l'utilizzo degli aromi, delle spezie sotto varie forme e l'utilizzo di questa cucina è una cucina che ci rende simili ai paesi più vicini a noi nell'area mediterranea. E questo è molto interessante perché noi molte volte trascuriamo questa nostra origine. Quindi diciamo che ritornare a ragionare del mangiafoglie è ritornare a ragionare delle nostre origini e delle nostre radici. Quindi abbiamo questa radice molto forte legata al territorio e che si esprime in questo. Poi arriva, come abbiamo detto, attraverso delle varie decisioni di utilizzo della pasta, ovviamente diventa di diffusione massima, era buona perché era buona e man mano diventa l'elemento primario che ruota l'alimentazione, quindi c'è la sostituzione della foglia con i maccheroni. Insomma, noi facciamo i maccheroni con le varie salse, con i vari condimenti, in vari modi, così la foglia si facciamo con i vari condimenti e con i vari modi di cucinare la stessa cosa. Quindi c'è questa proprio sostituzione, diciamo arrivato a un certo punto, tra foglia e maccheroni. Il cui piatto fondamentale era quello delle botteghe dei maccheronari, che era questa pasta bollita con grossi pentoloni di brodo, poi veniva alzata con un bastone e condita con il formaggio, e poi quando arriva il pomodoro, con questo schizzo di pomodoro si chiamava garibaldo, perché era il rosso come la camicia rossa dei garibaldini, i nostri nefasti conquistatori. Quali sono i suoi ricordi legati al cibo però della sua infanzia? Allora guarda, io sono nato in un anno dal quale poi riparte la storia della città. Perché? Perché io nasco subito dopo la guerra. Allora, dall'inizio alla fine della guerra, con i 5-6 anni, è come se Napoli si fosse, come tutte le città, botta. Cioè i processi, poi dipende dal punto di vista evolutivo o involutivo, poi dopo questo lo valuteremo, ma sono dei processi di mutamento, poi lasciamo perdere, positivo o negativo, discussione a posteriori, non avvenne, perché c'è questo evento tragico che blocca, insomma, ti ferma. Quindi quando io sono nato, e nei 5-6 anni successivi alla mia nascita, intorno agli anni 50, 54-55, insomma intorno ai 10 anni, la Napoli che io ho conosciuto, perché essendo nato in una delle zone più popolari della città, nel Rione Sanità, Piazza dei Vergini, all'epoca c'era, dove sei nato? Un palazzo del Fascio, si diceva. Perché quel palazzo del Fascio non altro che era poi il palazzo dello Spagnolo, delle epoche moderne, ritornando alle epoche moderne. Però all'epoca lo Spagnolo, cioè se l'erano proprio scordato per capo e per sé, diventò, dato che era la sede napoletana del movimento sociale del Fascio, diciamo, di Mussoliniano ricordo, era la sede napoletana, quindi era un palazzo prestigioso ovviamente. Però nella mia gioventù non era indicato come palazzo dello Spagnolo, era indicato come palazzo del Fascio. E quindi io sono nato là, in questa piazza che a vederla oggi piange il cuore perché mi è stata maltrattata, non ha nulla più di ricordo, mi ricordo, proprio non c'è sta niente. E innanzitutto era un grande mercato di verdure, di ortaggi, pesci vendoli, macellai, poi c'era tutto quello che vendi Dio, nei giorni di festivo, la cucina di strada, tipo, che faceva zeppo, la roba, la cresciuta, faceva lo zucchero, le frambollette, bomboloni, la spigata, c'era tutto il panorama, quindi diciamo che era una Napoli che aveva in sé, anni di fermo della guerra, aveva ancora dei retaggi di una Napoli post-bellica, cioè pre-bellica. Per cui insomma c'erano ancora figure
straordinario, con sarrollata per esempio, non c'aveva panghetto appoggiato sul petto, la tracolla, era una figura. Io ho avuto, non so se dico fortuna, sfortuna, non saccia ancora, no, no, che spingono francese che pendeva, c'era quello che faceva i bottoni di stoffa, quello che rammagnava il catetto, cioè cuciva le case perché non si buttavano, e la riga, la rete, la catetta era molto setta, dicono, lo voglio dire, questo aspetto non lo voglio ancora, però i giovanotti di allora guardavano le gambe per vedere le carine, le scalda, non era come un tubo, non era un tubo, erano due facce che si chiudevano verso la parte posteriore della gamba. E quindi, per esempio, quando arrivavano gli uomini, i vari cassotti, che si erano scappette, capite? Cioè, dalla riga, dietro al postaccio, lo so perché i miei fratelli un po' più grandi, e quindi era simpatico dire, qualcosa di analogo le donne l'avrebbero poi trovato sul globo, però non lo so che cosa. E quindi diciamo c'era questa cosa, che erano appunto secondo me dei tratti di una vecchia Napoli che poi scompare, alcune figure scompaiono del tutto, ivi compreso la Gianietti, quello che acquistava le scarpe, che risuolava le scarpe, sono poi figure che scompaiono, diciamo con la fine degli anni 60, inizio anni 70, queste figure proprio scompaiono del tutto, come la figura del maccheronato e altre figure legate al cibo, però era una piazza dove mia mamma si recava a fare la spesa e come ho già raccontato tante volte io l'accompagnavo, ma come potevo accompagnare un bimbo di 7-8 anni, insomma molto infastidito. Quindi, e essendo poi più piccolo, come ho già detto qualche volta, avendo le dita molto piccole, ma c'erano capare il riso, perché si comprava tutto scuso, il riso, il legume, insomma bisognava togliere le pietre e cose di questo. E diciamo uno dei piatti che poi ho capito dopo essere un piatto gustoso, ma a me all'epoca proprio non riuscivo difficilmente a mangiare, ma si riferiva all'arte, diciamo che le mamme, un po' tutte le mamme come le mie, in condizioni diciamo in abbienza, secondo me, dopo la guerra, che là, cioè, non c'era una grossa disponibilità. Quindi la capacità delle mamme, di quasi tutte le mamme di allora, di comprare qualcosa a prezzi contenuti, e qua la grande capacità e l'amore probabilmente di trasformarle in piatti superiori. Questo è una delle cose più belle che mi ricordo dei piatti della mia casa. Però tra questi piatti succulenti che ce n'era uno che io lo mangiavo, quando lo mangiavo mi piaceva, però ero restio, era l'uovo cotto nella salsa. L'uovo, mamma faceva una salsa di pomodoro che mi scopo la prima l'uovo, e ci metteva io. Tempo di coagularsi un po' e riversava nei singoli piatti col pomodoro e il formaggio. Quando lo mangiavo piaceva, però se mamma mi diceva oggi preparo le uova, io dicevo che per me era difficile, però era solo un esercizio verbale, da punto di vista sostanziale, avevo o domani stamane o diet papane, cioè non c'era alcuna possibilità di dire questo non lo mangio perché non mi piace stare lì aspettare di che arrivasse qualche cosa. La stessa cosa rimaneva nel piatto, o da mangiava lì o da mangiava lì, non c'era nessuna possibilità. Quindi diciamo, il mio ricordo è legato a questa capacità della mamma di fare queste operazioni, e questo piatto era quel piatto che aveva l'esistenza di decidere di mangiare, però quando riuscivo a mangiare, perché cosa stufavo? Pane, quindi ecco, ritorniamo a questo utilizzo del pane che è molto forte nel no, il pane poi era molto sacrale, non si mai sotto sopra, il posto di tutto, la testa in giù, sopra, cioè il pane poi aveva una vita lunghissima, no? Poi finiva ad essere pane grattugiato attraverso la macchina di caccia, quindi aveva una vita interminabile.
poi col pane era fermo, poi c'era la mozzarella di carrozza, poi c'era un pane cotto con orzo, alloro, sale e pepe, un po' di sugna, aveva varie vite. E quindi questo era una di queste vite, era per metterlo sotto a quest'uovo che voleva insuppare nella salsa questo pane. Poi l'altro destino del pane era nella pasta e fagioli, per esempio, cioè la pasta e fagioli, anche quella era, e che se non mi ricordo interessante, aveva una vita lunga, cioè la pasta e fagioli la mangiava la sera, però tu cominciava a partire, ti scogliere un pane dall'altro di fagioli, ti capito? Poi ti mangiava di fagioli assolutamente sicuro e la pasta e fagioli la sera. Quindi, come vedi, queste erano le cucine che poi ho capito essere del buon senso, questo è un aspetto del buon senso. L'altro buon senso era mociavò, ecco, guarda, essendo stato la folla un elemento fondamentale in cui ruotava intorno tutto, c'era l'utilizzo razionale delle folle. Cioè, per esempio, mia madre dal gambo dei carciofi ne traeva il mirollino, per esempio. Dalla verza la costa faceva una zuppa e le foglie facevano verza e riso. Quindi, insomma, nel cavolo tu mangiavi la marsegliana, ma c'era anche il tossolo, c'erano le foglie che comunque partecipavano a queste cose qui. Quindi, diciamo, il buon senso e la possibilità di utilizzare le foglie nel loro insieme, questo è un tratto che è stato fondamentale ed è fondamentale. Oggi, diciamo, la cucina del recupero, a me questa è un'operazione, non mi piace molto questa terminologia, perché noi non recuperiamo niente, sicuro che no. Io credo che sia più corretto dire il buon senso, da più senso, diciamo, scusate il bisticcio di parola, ma da più, come dire, la connotazione di utilizzare il cervello, cioè non il fatto di dire, vabbè, non un oggetto, no, questo no. Io quando ho visto che nelle cucine, qualche collega nelle cucine del recupero facevano le bucce di patate, oppure facevano delle lische di essiccate di pollo, di acciuga, le ripasto, cioè, no, non l'abbiamo mai mangiato, mai, pur soffrendo la fame, il profumo, non abbiamo mai mangiato le scosse patate, non abbiamo mai mangiato le lische delle alici. Ci mangiamo pane, un fusolino all'acqua, un pane cuore, questo sì, ma noi ci mangiamo le scosse, è un esercizio culturale, che non, ma nemmeno nelle campagne, cioè dicono tu però in campagna, no, non è vero, no. Questo è stato, diciamo, una deformazione, è un'estremizzazione concettuale, ecco, diciamola, mettiamo in questo momento. Quindi, diciamo, è questo un po' il succo del ricordo, in questo piatto, questa capacità della mamma, e la bontà che se ne ricavava. Un'ultima domanda. Un granaio della memoria, per lei cosa rappresenta? Sai, il granaio della memoria? Oggi non è tanto la Costituzione in sé, dunque anche realizzare, a farlo capire agli altri. Sai perché? Siamo in una situazione storica dove la memoria non c'è. Siamo un paese che sta vivendo senza la propria storia. Cioè tutto ciò che attiene al suo essere nel passato, al di là del bene e del male, è qualcosa di cui non si può fare un cammino. Ma non dico grandi cose, io penso alle relazioni umane. La discussione che stiamo facendo io e te, con voi, questo è un tratto di storia, non è altra cosa. E questo lo dico perché si confonde la tradizione. Queste storie, fatte con tu e io, o con gli altri di parla, è un tratto della storicità del nostro essere umano. Ed è questo tratto che non c'è. Quindi il granaio della memoria può
rappresentare questa possibilità di un ritorno all'umanizzazione nei capoli, così come è necessario che si ritorni all'umanizzazione dello stare in cucina, all'inizio degli anni 70. Ma quello che mi appassionava all'epoca e che mi appassiona ancora oggi è che è una tecnologia al servizio dell'uomo. Può sembrare uno slogan, ma se tu vedi che rapporto oggi hanno i giovani con le tecnologie più a portata di mano, ti rendi conto che non vi è alcuna gestione dell'uomo verso la tecnologia, quindi il contrario. E questo si chiama la perdita dell'umanità, uno dei tratti di perdita dell'umanità, la freddezza nei rapporti e come se poi la tecnologia in quanto tale possa sopperire all'umanità. No, va gestita nel modo più popolare possibile, più efficiente per se stessa, va buona a alcune cose, però e questo noi lo si propaganda come possibilità di rapporti tra le persone. Dunque, io penso che lo stare vicini e parlare, guardarci ogni tanto negli occhi come stiamo facendo noi, significa tanto. Mi auspico che questa cosa non si perda, che è tutto così. Grazie Antonio. A voi, grazie a voi.